per l'indagine Scuola Sicura della ASL Roma 2. Buongiorno direttore, che tipo di indagine state facendo? Sì. Stiamo facendo un'indagine di sieroprevalenza sul personale scolastico delle scuole, diciamo, pubbliche e delle scuole, diciamo, paritarie, private anche, diciamo, e degli asili. Stiamo facendo un'indagine anche sui bambini fragili, quindi che verranno, diciamo così, segnalati, per i quali, diciamo, viene fatto un prelievo, un semplice prelievo venoso, per verificare il contatto o meno con il virus SARS-CoV-2. Ecco, direttore, la platea, ha spiegato il presidente Zingaretti, è di 120.000 persone, hanno aderito soltanto in 10.000. L'assessorato alla sanità auspica che l'adesione arrivi all'80%. C'è un appello da fare ai professori, che è importante anche molto per il vostro lavoro. Assolutamente, è importante che tutti gli operatori scolastici, è un'adesione volontaria, quindi come tale in Italia non abbiamo l'obbligo, però nell'adesione volontaria è importante che tutti gli operatori scolastici aderiscano il più presto possibile, perché noi abbiamo messo in piedi una macchina molto importante, una macchina su 23 centri, su 23 punti prelievo, e per i quali noi possiamo fare circa 1140 prelievi al giorno. Quindi obiettivo non riversarsi tutti qui nelle ASL prima della prima campanella, è tutto. Grazie a Renato Piccoli, il Lazio alle prese con i cluster